Una carezza per il palato con le praline che accordano il burro di cacao, ovvero cioccolato puro, con le stelle culinarie del territorio. Che siano oli monovarietali, canapa o una goccia di visciola che si schiude al primo morso di cacao, quello che si apre giovedì 24 novembre in Piazza Pertini ad Ancona sarà un salotto di golosità e di eccellenze enogastronomiche. È la 15ª edizione di Ciocco Marche di Confartigianato e Comune, arrivata alla 15ª edizione. Si raddoppia quest'anno con due padiglioni in 2100 metri quadrati. Uno ospiterà 18 maestri cioccolatieri in arrivo da tutta Italia. L'altro comprenderà 15 espositori tra distillati, salumi, formaggi, olio, cereali, tutto slow food. Saranno 4 giorni fino a domenica di laboratori per bambini e adulti, per i quali è possibile prenotarsi online. Ci sarà uno spazio in Salotto Con che sabato in particolare ospiterà Leonardo Di Carlo, campione del mondo di pasticceria, un'edizione che per certi versi segna anche la nuova era di Piazza Pertini, che sarà interessata, conferma il comune, da lavori che dovrebbero renderla uno spazio fruibile tutto l'anno per eventi e iniziative. Ci hanno contattato da tutta Italia cioccolatieri che volevano partecipare, la qualità e il gusto è quello che contraddistingue l'evento, stiamo lavorando per portare un evento per piccini e per più grandi, quindi ci saranno laboratori per i bambini un pochino più grandi e per le persone adulte che tramite il salotto del gusto, che quest'anno avrà un aspetto sostanzialmente rinnovato con 500 metri di struttura in cristal, permetterà di conoscere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio in abbinamento al cioccolato. La cioccolata è protagonista sia diciamo, per comprarla, degustarla, ma anche per i bambini, e abbiamo realizzato diversi laboratori che prevedono la manipolazione sia di cioccolato plastico che di cioccolato fuso con cui fare delle decorazioni, ma la cioccolata sarà protagonista anche in alcune letture dedicate ai bambini per i più piccoli. C'è stato un incremento dei prodotti agroalimentari importante di oltre il 4% che ha portato i prodotti agroalimentari del nostro territorio verso il mondo a 40 milioni di euro di esportazioni. Come sono in crescita, addirittura sono addirittura raddoppiati in un anno i prodotti agroalimentari verso i mercati esteri. Quindi è veramente la cioccolata, ma tutti i prodotti agroalimentari sono i migliori ambasciatori della nostra economia e di questo territorio in particolare, i numeri appunto lo segnalano, lo evidenziano.